Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo al Castello di Savuto in compagnia di Eugenio De Rose, che è un fisarmonicista e che ha chiuso praticamente questa, diciamo, edizione di Musicleto. Abbiamo ascoltato molti brani, molti, ti dico la verità, mi ricordavano molto Il favoloso mondo di Amélie, molto poetici e da vedere veramente in un cielo stellato. È una caratteristica della fisarmonica, diciamo, il suono molto poetico, appunto, come hai detto tu, perché effettivamente è uno strumento che, grazie al mantice, che è questa parte qua, diciamo, respira proprio. Quindi nell'esecuzione diventa un tutt'uno con l'esecutore, e questo permette appunto di esprimere, diciamo, tutte le emozioni che uno prova. Tu come ti sei avvicinato alla fisarmonica? Perché molti magari partono dall'organetto, io ho molto sentito, però poi non so la storia personale. No, praticamente io, mio zio anche musicista, anche fisarmonicista, e io appunto mi sono avvicinato grazie a lui a questo strumento. Ho suonato per molto tempo la musica popolare, chiaramente, perché qui in Calabria è molto... cioè, si vive di questo, nel senso la fisarmonica è vista come uno strumento popolare. Perciò poi pian piano la curiosità mi ha portato a scoprire questo strumento che si chiama Bayan, ha origine russa, e poi pian piano mi sono avvicinato ad altri tipi di musica, diciamo, più contemporanei o, diciamo, più colti, ma è anche sbagliato dire così, perché voglio dire, anche la musica folcloristica ha il suo perché. Però personalmente preferisco suonare questo tipo di brani. Ci puoi fare giusto 30 secondi di un'improvvisazione, qualcosa che magari ti viene in mente pensando a una serata, insomma, stellata, visto che la serata specifica si chiama Dal barocco alle stelle. Giusto 30 secondi, un minuto di qualcosa che ti viene in mente, che puoi improvvisare qua adesso. Giusto una cosa. Sì, sì, vai. E con questa musica io saluterei tutti i nostri ospiti, ringrazierei davvero il direttore artistico Viviano Andreotti, ovviamente il comune di Cleto, la Proloco di Cleto e te, Eugenio De Rose, che speriamo di vedere in giro in qualche altra location, magari suggestiva proprio come questa. Hai una pagina Facebook, hai un sito internet, possiamo trovarti? No, mi trovate semplicemente su Facebook come Eugenio De Rose, nessuna pagina ufficiale, nel senso... Ho una pagina personale così, e anche su Instagram, eugeniodero.derose. Quindi Eugenio De Rose, Liberi TV, Cleto.